Vi devo confessare un piccolo segreto: in 30 anni di vita non ho mai partecipato ad un party di carnevale, ma quest'anno le cose stanno per cambiare perché sono stata invitata a ben due feste di carnevale e urge trovare un outfit. In questi casi ormai sapete che cosa faccio? Riempio il letto di vestiti, tiro tutto fuori e mi sbizzarrisco con quello che trovo. Per trovare l'outfit per queste due feste di carnevale mi sono ispirata ad un po' di personaggi femminili che mi sono venuti in mente, non so per quale ragione, non è che cercavo qualche mood in particolare, però pensando proprio a che cosa potrei ricreare, mi sono appunto venuti in mente questi personaggi che adesso vi racconto e vi chiedo di votare il vostro preferito. Il primo personaggio che mi è venuto in mente, ma che probabilmente non sceglieremo, è Wednesday. Ovviamente le ragioni sono ovvie, la vediamo ovunque, è l'hype del momento e quindi non poteva non venirmi in mente questo personaggio e per Wednesday ho trovato ben due alternative. La prima è appunto quella classica dove abbiamo un vestitino nero, la camicia bianca, i collant e la faremo in versione un pochino più sexy con un paio di tacchi super super alti e molto power. Questo outfit in realtà è molto facile da ricreare, per cui se volesse andare alla fine per questo tipo di outfit, un vestitino nero ce l'avrete nell'armadio, altrimenti va bene anche una gonnellina e un blazer da indossare sopra e sotto la camicia, così come una camicia nera sopra e una camicia bianca sotto. Se ci si sbizzarrisce un po', si trova sicuramente un'alternativa. Il secondo invece è quello un pochino più romantico, la Wednesday tipo elegante, e ho trovato dentro il mio armadio questo vestito lungo, bellissimo tra l'altro, ma dal mood molto dark. E sarà perfetto. Questo quasi quasi potrei pensare di metterlo perché potrebbe essere molto adatto. Adesso ditemi anche voi, però lo vedo molto molto adatto per una festa di carnevale e per ricreare l'outfit di Wednesday, però in chiave più elegante, non solo quello classico che magari non mi sentirei di indossare ad un party, perché comunque se vado in discoteca, andrò in discoteca e non succede da tipo secoli, non mi piace indossare qualcosa che non mi valorizza e in questo caso indossare proprio una cosa da brava ragazza non mi dà le vibe giuste per andare in discoteca, per cui vedremo. Ci pensiamo un attimo e lascio votare anche a voi, così come ho fatto anche il reel su Instagram, per cui anche lì sto cercando di chiedere un parere a tutti voi e quindi adesso sceglieremo insieme questo outfit per il party. L'outfit numero 3 si ispira a Pretty Woman, quello anche molto molto facile da ricreare perché basta una gonnellina blu e io fortunatamente ce l'ho, un top bianco, ma va bene anche un body e poi una camicia da mettere in vita, preferibilmente oversize, preferibilmente quella del vostro ragazzo, del vostro papà o di un uomo a cui potete chiedere in prestito una camicia ed è fatta. Questo, scusate, devo chiudere perché mio papà sta facendo lavori nel giardino e sta facendo un po' di rumore. Comunque questo outfit, dicevo, è molto molto facile da ricreare e quasi sicuro avete tutti i pezzi necessari, perché se non avete la gonna blu va bene anche una minigonna nera e comunque un top bianco, sono certa che l'abbiamo tutte, e un paio di stivali lunghi sopra il ginocchio, oppure se non avete lo stivale lungo va bene anche una scarpa nera e un calzino lungo sopra il ginocchio di nuovo e si ha lo stesso effetto. L'outfit numero 4 si ispira ad un altro personaggio molto molto iconico che abbiamo visto ultimamente sugli schermi ed è ovviamente la tanto discussa Emily in Paris. L'outfit che più mi ha ispirato tra i suoi che ho visto online, perché vi confesso che la serie non l'ho vista, non ho tempo. È questo il motivo, non ho tempo di guardare serie TV. Praticamente la mia vita va
Così mi alzo all'alba, mi alleno, vado in ufficio, dopo l'ufficio ho altre attività come il corso di recitazione, come l'incontro con il team della scuola di recitazione per creare i contenuti per i social. Una volta alla settimana magari esco e sono già 3 sere e poi tornata a casa da questi impegni qua, comunque mi metto al computer a montare video e quindi non ho tempo, cioè non ho proprio tempo di guardare serie TV, per cui quel poco tempo che a volte mi ritaglio lo faccio per magari guardare un film anziché una serie TV, perché incastrarmi dentro una serie TV lo so che poi è una cosa molto pericolosa, per cui la serie TV Emily in Paris non l'ho vista, ma ho potuto apprezzare i vari outfit che ho visto sui social e in generale sul web. E quindi dicevo, uno tra quelli che ho apprezzato di più è quello con la gonnellina rosa e il top rosso. Io non ho quella identica gonnellina lì, però ne ho una molto simile, che è questa qua, sempre un po' in tweed e a quadratini lilla e rosa. E una cosa sopra a contrasto, però che si abbini bene, perché il rosso a questo punto non ci stava bene. Avrei anche un top rosso, però non sta bene. E in questo caso, però, ho scelto appunto un top fucsia che si abbina benissimo a questi colori. E in più avremo anche un paio di scarpe col tacco della stessa tonalità del top, e in questo modo completeremo l'outfit e sarà perfetto insieme. Infine abbiamo un ultimo outfit, in questo caso abbiamo un'inspo molto più caduta perché abbiamo preso come reference Beatrix Kiddo, la fidanzata di Kill Bill, e io purtroppo non ho una tuta tutta rosa, ma si dà il caso che mia sorella abbia comprato una tuta beige di recente e io ho le scarpette da abbinare e la vedo già perfetta come outfit. Forse questa è quella che mi piace di più, però mi direte anche voi qual è la vostra preferita. Comunque, per renderla ancora più simile a quella di Beatrix, dovrei aggiungere magari delle strisce nere e lo si può fare facilmente con magari dello scotch biadesivo e tagliando delle striscioline di tessuto nero che si aggiungono alla tuta o al pantalone giallo se ce l'avete, ed è fatta. Abbiamo finito con la selezione di outfit per carnevale. Non so ancora quale sceglierò perché ho una settimana davanti, però quando avrò pubblicato questo video sarà già sabato, per cui mi aspetto di ricevere anche da voi qualche feedback e delle reference che avete usato voi invece per i vostri costumi di carnevale. Io chiudo le trasmissioni, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!